E siamo di nuovo in diretta, diamo il nostro benvenuto al primo ospite di giornata. Buongiorno e benvenuto padre Roberto Sardo. Ciao padre Roberto, buongiorno. Pace e bene. Buongiorno. Allora padre Roberto, stiamo festeggiando padre Pio oggi. Padre Pio è il santo di tutti, è il santo di... ognuno può dire padre Pio è mio. Senti padre Roberto, 106 anni di stimmate, 106 anni di grazia. Questa grazia che continua a portare folle di gente su questo monte che, insomma, possiamo definirlo santo, all'inizio sconosciuto, adesso famoso in tutto il mondo. Che cosa le porta qui ancora dopo tanti anni? Guarda, io sto predicando il Triduo nella parrocchia più grande di Cagliari e ho parlato proprio di questo. Iniziando proprio il giorno delle stimmate, Padre Pio nella Chiesa forse ancora non si è capito ancora, ma Padre Pio è stato un grande riparatore nella Chiesa. È lo spirito della riparazione, come il Serafico Padre San Francesco, come i pastorelli di Fatima. Padre Pio ha voluto riparare con le sue piaghe. Il Signore gli ha dato le piaghe che per lui diceva che erano un castigo, ma per riparare nella Chiesa. Noi abbiamo perso il senso della riparazione e della vittima. Padre Pio è stato vittima con la vittima che era Gesù sull'altare, è stato uno che ha fatto solamente riparazione, ha voluto riparare tutti i peccati prendendo su di sé. Ecco, le sue piaghe erano quelle, possiamo dire quasi un castigo, perché con quelle piaghe lui soffriva ma allo stesso tempo offriva. Ecco che cosa sono le stimmate: il sigillo di Dio, il sigillo della sua passione, ma quel sigillo che fa soffrire, perché un padre Pio è stato uno che ha aiutato Gesù a salvare tante anime, soprattutto in questi ultimi tempi, perché abbiamo bisogno di essere salvati. Poi nel mondo in cui viviamo, ecco, Padre Pio richiama proprio a questo. Io vedo anche là, in questi giorni, ho tanti giovani che vengono ad ascoltare queste omelie che faccio su Padre Pio, anche perché poi io le mie omelie non sono studiate sui libri, ma grazie a Dio dagli anni 80 che vengo a San Giovanni Rotondo e che ho conosciuto frati che hanno vissuto con lui. Quindi io tengo un piccolo quadernetto dove ho scritto tutte le testimonianze di questi frati e dove mi hanno fatto capire quanto era grande la sofferenza di Padre Pio per i suoi fratelli di esilio, che siamo noi. E certo, quindi Padre Pio, santo della misericordia, santo della misericordia, ma chi era Padre Pio nelle confessioni? Lui pagava, tant'è vero che io ho conosciuto figli spirituali che gli ha, di Padre Pio, ha detto: figlia mia, quanto sangue ho dovuto versare per te. Una figlia spirituale ad un certo punto che andò da lui, ed era un venerdì santo, però non osava chiedergli nulla, ma Padre Pio vedeva che soffriva e gli disse: figlia mia, cosa vuoi? Padre, non oso chiedervi nulla. E allora Padre Pio gli disse: pensate l'amore di quest'uomo, l'amore di questo frate cappuccino. Figlia mia, io per te me piaga su piaga. Chi mai avrebbe fatto questo? Ore e ore di confessione, ore e ore nel confessionale per salvare le anime. Com'era Padre Pio del confessionale? Molti uscivano dal confessionale dicendo che al posto di Padre Pio vedevano il Cristo. Cosa succedeva? Guarda, per quello che mi hanno raccontato alcuni frati, in particolare padre Marcellino Iazzanzeniro, che ricordo con tanto amore, e Donnello Castello, che ricordo con tanto amore, Don Attilio Negrisolo, che io ho conosciuto bene, lo stesso, sono persone che hanno vissuto accanto al padre. Nel confessionale Padre Pio era uno che riportava le anime a Dio. Quando lo rimproveravano che mandava via, lui diceva: preferisco essere rimproverato da un uomo che non da Dio. Si dice che quando fra Daniele Natale, che ho conosciuto anche lui,
Era andato con Carlo Campanini a Roma ed erano davanti a Pio XII e Pio XII domandò loro: come sta Padre Pio? Ed erano con un gruppo di preghiera e questo gruppo di preghiera gli disse: Santità, Padre Pio caccia via la gente dal confessionale. E il Papa disse: ma questa gente ritorna? Sì, Santità, allora che continui così. Perché Che bello. era, che cosa era? Era la medicina, ecco, Padre Pio era Certo. medico medicina. Certo, poteva farlo solo lui, però, eh. Solamente, ma lui lo diceva, nessuno mi può scimmiottare, Sì, nessuno. sì, sì. Lui si arrabbiava, mi diceva Padre Marcellino, quando qualche frate non dava la soluzione e diceva, questo lo posso fare solamente io. Ma come ha fatto quest'uomo umile e schivo ad evangelizzare il mondo intero senza muoversi da questo paesino, da questo luogo allora sperduto del Gargano? Cara Giulia, questi sono i misteri di Dio. Sono un mistero a me stesso. Sono i misteri di Dio. Sì. Padre Pio, come San Francesco si diceva che era un alter Christus, Padre Pio era la stessa cosa, perché viveva come viveva Gesù. Lui quando diceva che riviveva tutta la passione, diceva, per quanto è possibile ad una creatura umana, perché la passione l'ha vissuta solo Gesù, ma Sì. per quanto è possibile ad una creatura umana. Il Signore di tanto in tanto sceglie delle anime per aiutare a salvare tutta questa gente, soprattutto in questo tempo così difficile, così tormentato, lontano da Dio. Oggi la gente è lontana da Dio, non si capisce più nulla. Padre Roberto, innanzitutto ti ringraziamo per aver in qualche modo tirato fuori il carattere di Cireneo, e un caro saluto anche a te, il carattere di Cireneo di Padre Pio dalle tue parole traspare chiaramente. Per chiudere, vorrei chiederti allora quale messaggio dobbiamo portarci dalla festa numero 24, se non ho fatto male i conti, di Padre Pio da Pietrelcina, di San Pio da Pietrelcina in questo 2024, considerando anche che siamo alle porte di questo anno santo dedicato alla speranza. Io non sto facendo altro che predicare in questi giorni questo. I cristiani devono ritornare ad essere dei riparatori nella Chiesa, perché oggi manca il senso della riparazione. Oggi la gente non sa pregare più, prega solamente per chiedere, ma non aiuta mai ad essere cirenei del Signore. Noi dobbiamo essere dei cirenei, soprattutto chi ha capito che cos'è il peccato, chi ha capito che cos'è la sofferenza. Ecco, Padre Pio aveva capito tutto questo. Infatti lui diceva: aiutatemi a portare la croce. Quindi dico questo, siate dei riparatori della Chiesa. Soprattutto lo dico ai gruppi di preghiera. Troppe riunioni. Mi ricordo Fra Modestino che mi diceva: smettetela con queste riunioni, fate pregare di più. Oggi si prega poco e si parla troppo. Mi dispiace, ma io questo ho il coraggio di dirlo. Si parla troppo e si prega pochissimo. Ricordiamo che sei stato responsabile anche dei gruppi di preghiera per tanti anni. Eh 25 beh, non da poco, eh. anni. Bene, Quindi padre. lo sai benissimo, Giulia. Allora, padre Roberto, noi ti ringraziamo per averci Dio aiutato. vi benedica per quello che fate. Grazie, Grazie, grazie di padre cuore, Roberto, grazie di grazie. cuore. Veramente di cuore, sai l'affetto che abbiamo per te. Quindi ti aspettiamo poi qui in studio, eh. Grazie anch'io. Anche io, buona festa. Io vado sempre, ma vado a predicare alle suore, non ho tempo di nulla. Ma ti rapiremo, ti rapiremo. Grazie, padre Roberto, ti abbracciamo fortissimo e buona festa anche a te. Pace bene, Pace grazie. bene, Grazie, ciao. ringraziamo il carissimo padre Roberto che con la sua parola schietta e decisa, ecco, anche oggi ha voluto darci una mano, potremmo dire così, per capire ancora meglio questa bellissima spiritualità di Padre Pio in questa giornata dedicata proprio a lui. E noi adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme.